Quindi sei tu il giovane coraggioso, il coraggioso ragazzo che ha salvato Mukhtar da me. Perché l'hai fatto? Sei giovane, hai tutta la vita davanti. Ma dimmi, vuoi vivere? Rispondi. Voglio che sia lui a vivere. Tu sei un buon soldato. Vorresti unirti a noi? Sua Altezza è più crudele di me. Vuole corromperti. Portatelo via. Dategli quello che vuole, frutta, miele, qualsiasi cosa. Non umiliatelo. Impiccatelo. Domattina. Non la preoccupa, generale, che resteranno testimonianze sui libri di storia? Anche se a questo la stampa ufficiale dedicherà solo un misero trafiletto. Così lei mi ferisce, principe. Ma non importa. Un giorno in memoria di Roma per me è più importante di una generazione in memoria della Libia. E allora mi chiedo cosa accadrà. Verremo dimenticati a Roma? O ricordati in Libia? Non si preoccupi, Altezza. La storia la scriviamo noi. La Libia è la nostra corona di spine. Sciocchezze. La Libia è carriera. Guardi. Non è cambiato nulla. Non possiamo sconfiggerli nel deserto. Io devo conquistare il deserto per raggiungere Kufra. Da qui a qui. Semplice, non crede? Non è semplice. Ma si tratta di una zona desertica. Non c'è niente lì, a parte vento e sabbia. E non vi è alcuna resistenza. Cosa vuole ottenere? Gloria per Roma. Estensione dell'impero. Limitare la rivoluzione a quelle montagne. Il mio nome? È una nuova pagina nella storia militare. Come vede, questo deserto possiede molte cose. Ho una sorpresa per lei. Avanti! Dio dice, è arrivata la sua occasione. Prego, si accomodi. Grazie. L'uomo che può ottenere la pace con una stretta di mano. Lo faccia ora. Mani che si stringono nel deserto. Vorrei che promuovesse i negoziati con Sua Eccellenza. Omar Mukhtar. Ma questo non sarà facile adesso. Lo so, ma lei ci riuscirà. E quali sarebbero i presupposti per trattare con Omar Mukhtar? No. Non ci sono presupposti. La Libia è disposta a negoziare, guardi. Guardi! Andremo al tavolo delle trattative con mentalità aperta. Ci ha combattuti per 20 anni. Siamo un nemico che conosce molto bene. Ha sentito tutte le nostre belle promesse. 20 anni sono tanti. Per 20 anni ha cercato di sfuggire al patibolo sapendo di non poter vincere, opponendo resistenza. La sua guerra si è ridotta a un'attesa e sicuramente non vorrà ascoltare vecchie promesse. E quando potrei parlare con lui a suo nome? Lei è impaziente. Quando incontrerà Omar Mukhtar, lo dovrà indurre in tentazione. Ma sì!
Che decida di ascoltarla o no, lei deve almeno provarci. Certo. Ci proverò, signore. Grazie mille. Grazie per essere venuto immediatamente, è stato molto gentile. Grazie. È tutto risolto. Dio dice non è l'uomo giusto. Offrirà ciò che Mukhtar non può accettare. E Mukhtar gli chiederà ciò che lui non può offrire. Questo mi fa pensare che lei voglia il fallimento della missione. No. È chiaro che voglio la pace, questo è ovvio. Ma voglio vincerla. Di solito quando si è forti la pace arriva attraverso la conquista. Non mi procurerà la pace, ma mi procurerà tempo. E io ho bisogno di tempo.